microchip per tutti. Amici di Playmaster Movie, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Dai militari ai civili, dai quattro zampe, ad ognuno di noi microchip identificativo nel tessuto sottocutaneo, un chicco di riso tecnologico su circuito RFID, cioè identificazione a radiofrequenze, per banca dati e riconoscimento a distanza, esattamente come il contactless delle prepagate. Iniziò l'intelligence americana col Rambo Chip in Vietnam tra i bombardamenti, un test sui ignari soldati una trentina d'anni fa, e poi toccato agli animali, provato su cavie uomo equivalenti, un processo ora sdoganato e che punta dritto agli esseri umani. Una legge del 1991 sancisce infatti l'obbligo di identificazione con microchip per i cani, nel 2003 per i cavalli, poi col Job Act, decreto legislativo del governo Renzi, tra le incomprensioni nel 2015 si è stabilita la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Nel 2019 da un imprenditore trevigiano di Castelfranco Veneto, possibilità mutuata dagli impianti audiovisivi al microchip, un bioimpianto a 13,56 MHz per digitalizzare privacy e identità tra il pollice e l'indice della mano sinistra di Matteo Morosin, padre virtuale di Carletto, robot umanoide domestico. Siamo mossi dall'amore per l'innovazione e dal desiderio di cambiare la vita delle persone, sostiene Gianluca Zanframundo di BioHacks Italia, nostrana startup di chip per sistemi di pagamento corporali in criptovaluta, sviluppata un'app per associare le carte di credito e ogni altra carta dotata di questo tipo di tecnologia al chip, e rendere possibile da lì in poi lo spostamento di dati all'interno della mano, il pagamento tramite la stessa. In Svezia ormai è diventato popolare, in Italia sta per nascere la community dei chiped. Proprio come su Rai 1 ci fa sapere Codice, la vita è digitale. In Svezia sono già migliaia le persone che si sono fatte impiantare un chip sottopelle per pagare in la metropolitana, entrare in Facebook o in azienda. Il futuro è davvero contenuto in un microchip? Così a Stoccolma l'Epicenter ha messo delle mani avanti, incapsulati microimpianti sui dipendenti. Permette di aprire le porte d'ingresso, quelle degli uffici, i parchi di sicurezza, l'ascensore e la fotocopiatrice aziendale. Il chip può sbloccare ogni tipo di dispositivo, dal computer allo smartphone fino alle biciclette, e presto sarà possibile pagare pure il panino o il caffè al bar. Finalizzato il Green Pass sottocutaneo per memorizzare le informazioni sull'avvenuta inoculazione del siero Covid-19. Dall'Olanda spunta poi un recordman, Patrick Paumen, 37 anni, con 32 microchip nel corpo. Non so se riuscirei più a tornare indietro, mi viene da sorridere quando vedo le altre persone prendere il portafogli per pagare, digitare PIN sui POS, oppure anche solo utilizzare lo smartphone per seguire le transizioni. I mezzi si evolvono. Sì, si evolvono, ma come? Per mostrarci l'evoluzione, Rete 4 ha mostrato la versione sanitaria. Il suo chip è impiantato qui, all'altezza del cuore, fa vedere un servizio di controcorrente. Avvicinando il telefono a lui, si può misurare la temperatura corporea e leggere anche il Green Pass. Padre di una bambina di 5 mesi soprannominata Y e di un bambino di 2 anni chiamato XAIA12, dove AI sta per intelligenza artificiale, col progetto Neuralink l'ambizione del transumanista Elon Musk è inserire il microchip nel cervello umano, collegando le funzioni cerebrali direttamente a computer, intelligenza artificiale web, oltre l'ingombrante visore ottico del metaverso liquido negli avatar di Zuckerberg, nel 2030 magari superato dal 6G dell'internet dei corpi. Dopo gli esperimenti su 3 maiali e 23 scimmie macachi
inevitabilmente tutti morti tra atroci sofferenze, dalla Silicon Valley adesso la cavia la cercano infatti umana in carne ed ossa, disponibile e desiderosa di spingersi avanti ed oltre, magari così avanti per finire dove desidera Klaus Schwab, altro noto visionario transumanista. In 10 anni potremmo avere chip impiantabili nel cervello, in un'intervista alla TV svizzera ha detto il guru del potente Forum Economico Mondiale, di recente da Mario Draghi a Palazzo Chigi, mentre sulle Alpi Elvetiche a Davos, in questi giorni il blindatissimo appuntamento annuale del cartello globalista tra i più influenti al mondo è stato preceduto dalla parabola di Yuval Harari, profeta della quarta rivoluzione industriale, stretto fiduciario di Schwab. Ecco il punto: il Covid è fondamentale perché convince le persone ad accettare la sorveglianza biometrica totale. Se vogliamo fermare questa pandemia, non dobbiamo solo monitorare le persone, ma ciò che sta accadendo sotto la loro pelle. Che vuol dire? Underskin Revolution. Col microchip nell'uomo cyborg avanza l'involuzione della specie, destinazione estinzione. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, ambiente, salute, geopolitica, privacy, transumanesimo, controllo sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com, ricordandovi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV e sui canali di Come Don Quixote. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.